Siete delle merde. Siete delle merde. Siete delle merde. Perché? Perché voi non dovevate arrivare oggi a giocarvi una partita così difficile. Perché questa è una partita difficile. Perché qua né Inter né Juve ci hanno vinto. E non dovevamo arrivare a giocarci la qualificazione in Champions League a Bergamo. E va bene. Però io dico, ciò non ci esime dagli errori stagionali che abbiamo fatto. Ciò non ci esime da le partite con Verona, col Parma, col Genoa, con la Sampdoria, contro il Sassuolo, con lo Spezia, questo risultato contro il Cagliari non deve far dimenticare queste prestazioni orrende che abbiamo avuto durante la stagione. Perché una squadra che è stata campione d'inverno, che non ha una squadra attrezzata per vincere il campionato, e questo lo dico da inizio anno, non deve arrivare a giocarsi l'accesso in Champions League all'ultima giornata. E meno male che l'Atalanta era già qualificata, perché metti che l'Atalanta non vinceva una delle ultime tre partite, stiamo a raccontare tutta un'altra storia oggi. È andata bene così, due calci di rigore netti, una mano apertissima, una scivolata proprio da PlayStation, risultato giustissimo. L'Atalanta che a tratti ha visto il pareggio e non so come non abbia fatto a non fare gol con l'occasione che ha avuto con Zapata. Leao si è mangiato un gol dei suoi, ma va bene. Però, ragazzi, adesso c'è da cambiare delle cose. Adesso che abbiamo raggiunto l'obiettivo stagionale, perché tutti... No, ma voi volete vincere il campionato. L'obiettivo stagionale, bisogna apportare delle modifiche. Intanto, ragazzi, ci sono giocatori che non meritano una riconferma. Primis, Leao, Çalhanoğlu. Lo riconfermerei non volesse 5 milioni. Quindi 5 milioni di calci nel culo. Leao via. E oggi mi sento di dire solo loro due. E magari poi ne potremo riparare poi in fase di calcio mercato. Farò anche dei video. Magari... vediamo cosa viene fuori. Rinnoverei Gigio sicuramente. Scusate, ma sono un po' confuso su quello che ho da dire stasera, perché sono veramente tante le cose e un video di al massimo 10 minuti è veramente poco. E più che altro c'è da rinforzarci una punta che segni regolarmente, che faccia il vice Ibra, un altro centrale, un centrocampista centrale di riserva buono che almeno possa far ruotare gli altri, soprattutto qualcuno che giochi sugli esterni, perché sugli esterni spesso e volentieri mancano dei giocatori. Servono tante cose, ma le approfondiremo quest'estate, ragazzi. Intanto uscirà la live reaction domani l'altro, come sempre ve la porto su questo canale che era live su Twitch. E purtroppo, ragazzi, vi devo dare la brutta notizia che salterò l'europeo, perché purtroppo con il lavoro che faccio mi toccherà saltare gli europei. Però tornerò il prossimo campionato, magari salterò le prime partite perché sono a fare la stagione, quindi lavoro tutti i giorni. Da metà settembre in poi torneremo anche con le partite di campionato, ovviamente con una strumentazione un po' migliore, mi auguro. E chiuso questo discorso, analisi della partita. Partita, ragazzi, giocata per quel che possiamo bene. Di sicuro un Atalanta che deve raggiungere il proprio obiettivo non va assolutamente a giocare così una partita. Quello va detto, quello è la verità. C'è un Atalanta che doveva per forza vincere, non va a giocare così. Ciò non vuol dire che ci ha fatto il biscotto, quanto più che altro che abbiamo avuto due occasioni, tre occasioni, una un palo, due si sono trasformate in calci di rigore. Abbiamo avuto tanto culo, tanto culo, perché tre azioni, due gol non l'abbiamo visto mai in tutto il campionato del Milan.
Di solito quando si fa tre azioni di gol non se ne fa neanche uno, questa volta è andata bene. Dietro abbiamo concesso, ma abbiamo concesso molto meno rispetto alle altre volte, perché a parte l'occasione di Zapata, grosse grosse occasioni di Atalanta non ne ha avute. Quindi sono un po' più di testa dietro, serve solo un po' più di testa, non serve nient'altro, ragazzi. E magari anche qualche palla a centrocampo poteva essere gestita meglio, mi viene in mente qualche palla persa, anzi qualche tante palle perse da Bennacer nel primo tempo e da Mete nel secondo, che nonostante abbia fatto partire un buon contropiede, un paio di palloni li ha gestiti malino, malino. Mi dispiace per la Juve che sarà in Champions League, ragazzi, ma aveva bisogno di aiutino e l'ha avuto, a parte quello. E contenti di aver chiuso il campionato in seconda posizione, perché il Napoli ha pareggiato la Juventus, eravamo sopra, ma comunque sì, abbiamo gli scontri a favore, sì, siamo secondi da soli, perché Inter 91, Milan 79, Atalanta 78, Juventus 78, Napoli 77, Milan è secondo, chiude in seconda posizione da solo, e questo è buono. Del Milan migliore in campo che sì, precisazione, non uomo partita che sì, uomo campionato che sì, e non uomo campionato del Milan, uomo campionato della Serie A, perché che sì è l'uomo campionato della Serie A. Cioè, non c'è cazzi, non c'è cazzi, ragazzi. Gli ultimi tre minuti erano passati nella loro zona calcio d'angolo con che sì, con addosso tre giocatori dell'Atalanta, per togliere palla è riuscito a prendersi un fallo e a far ripartire poi l'azione che ha portato a rigore. È una cosa bellissima. È un giocatore unico, è un giocatore che quello merita, anzi non merita riconfermare, riconferma totalmente scontata per un giocatore così. Dell'Atalanta migliori, ma diciamo che sono un po' tutti uguali. Forse migliore Muriel, perché è quello che ha trovato più spunti. Anche lì Zapata ha sfiorato un gol, comunque ha dato una bella palla. Malinowski non ha giocato male, e soprattutto Romero che ha recuperato tanti palloni. Peggiore in campo del Milan, e purtroppo per la terza partita, no, per la terza no, perché a Torino lo posso salvare, ma per la seconda partita di fila sì, scusate, a Torino la Çalhanoğlu, Bennacer. Bennacer, ragazzi, da dopo l'ultimo infortunio c'è più di qualcosa che non va. E non è Bennacer che si è visto inizio campionato. Poi, ragazzi, ha tutto il tempo quest'estate per lavorare e poter tornare quello che si era visto. Comunque, mai stato più felice di oggi che un campionato si potesse concludere. E ragazzi, anche quando l'abbiamo vinto 10 anni fa, ero lì. Perché il campionato finisce? Perché Milan era una squadra sostanzialmente costante con i risultati. Oggi dico, meno male è finito. E non punto a vincere la Champions League, perché magari quando qualcuno, sicuramente, quando verremo eliminati, verrà a tirare fuori questo video dicendo ma voi volevate vincere la Champions League? No, non andiamo lì per vincerla, e non andiamo lì neanche per giocare, per passare il turno. Anzi, ci si prova, perché ci si prova, ma non penso che ci riusciremo. Andiamo lì, prendiamo i nostri soldini e vediamo tanto di risanare il bilancio, fare un mercato che abbia capo e coda e di non prendere più giocatori come Leao. Questa è la mia analisi, questo è un video breve, ragazzi, che faccio così a caldo a fine partita. Magari ve ne farò un altro in settimana, sicuramente, dato che ora di partite non se ne parla più, dove magari potrò fare una, potrò, diciamo, spiegarvi le cose in maniera un po' più chiara e magari fare anche il mercato che vorrei. E voglio anche fare il pagellone della Serie A, perché voglio farlo. Io vi ringrazio per la visione di questo video. Lasciate like al canale, iscrivetevi. Lasciate like al video, iscrivetevi al canale, ragazzi, sono cotto. E noi ci si vede con la live reaction, e vi porterò queste settimane sia il pagellone della Serie A che appunto magari il mercato che farei, e parliamo un po' di Milan. Quindi, ragazzi, grazie della visione. See you.
su. Buonanotte, forza Milan.